è l'Aquila Montevarchi la vincitrice del 20° torneo Lorentini. Non sono bastati 70 minuti regolamentari e nemmeno i tempi supplementari per decretare la vincitrice di una manifestazione che, oltre a vedere impegnate le migliori formazioni giovanissimi B della provincia, ha come principale obiettivo quello di combattere la violenza nello sport nel ricordo di Roberto Lorentini, medico aretino che perse la vita il 29 maggio del 1985 allo stadio Aisel. Beh, sicuramente una doppia anniversario particolare e significativo, perché è il 20° anno di questo memorial che è diventato ormai un punto di riferimento per il calcio giovanile in provincia di Arezzo, non solo per quanto concerne la cifra tecnica, ma anche perché vuol mandare un messaggio preciso contro la violenza nello sport e coinvolge i ragazzi anche su questa tematica, visto che ormai da un paio d'anni viene istituito un concorso con degli elaborati che vengono poi giudicati da un'apposita commissione sul tema della non violenza nello sport e il migliore viene anche premiato, quindi c'è anche un coinvolgimento attivo da parte dei ragazzi in questo oltre all'aspetto sportivo. E poi quest'anno cade, come ricordavi appunto tu, il 29 maggio, quindi assume un'ulteriore data significativa perché proprio è in coincidenza con la tragedia. Io chiaramente voglio ringraziare ancora una volta il Santa Firmina che ormai da 20 anni porta avanti questo torneo nel ricordo di mio padre, ma soprattutto per veicolare un messaggio positivo ed educazione a uno sport corretto per i giovani. Parlando proprio anche di educazione, sicuramente è importante anche l'incontro che hai avuto in settimana a Bruxelles. Innanzitutto di che cosa si è trattato e quali sono gli spunti magari che potrebbero prendere campo in futuro? Ma è stato un momento molto importante perché forse per la prima volta in maniera ufficiale la questione Aisel è entrata anche nelle istituzioni europee. Come associazione siamo stati ricevuti all'interno del Parlamento europeo, all'interno del quale abbiamo partecipato ad una tavola rotonda sul tema della sicurezza negli stadi. Tra l'altro il vicepresidente del Parlamento europeo Tajani ha voluto legare questa commemorazione per il 31° anniversario ad una risoluzione proposta al Parlamento per incrementare risorse per la sicurezza negli stadi europei. E successivamente abbiamo celebrato un momento di commemorazione allo stadio Aisel, ma la cosa importante è che l'iniziativa di quest'anno vuole essere un punto di partenza per creare una giornata della memoria che sia stabile nel tempo proprio là in Belgio, a Bruxelles. Sì, è un ricordo importante, ma soprattutto uno slancio verso il futuro, perché ripartendo da quell'evento tragico ci permette di valutare e di mettere al centro l'idea dello sport vero, cioè dello sport vero come competizione sana, ma anche come grande esempio di educazione civica. Quindi in questo momento ricordare delle storie, ricordare degli atti, delle personalità straordinarie è un monito ed è un viaggio verso quella idea bella di sport che a volte manca e che invece è l'unica vera anima che lo sport deve avere. Una 20° edizione particolare, in cui il concorso riservato ai temi contro la violenza degli studenti aretini si è intrecciato con il calcio giocato e il ricordo di quanto accaduto allo stadio Aisel nella domenica in cui ricorreva il 31° anniversario della tragedia. Prima della finalissima tra Olmo Ponte e Aquila Montevarchi è andata in scena la finale per il terzo posto, dove l'Union Tinchimera ha superato per 3-0 i cugini del Santa Firmina. Nella finalissima girandola di emozioni con il punteggio inchiodato sul 2-2 dopo il secondo tempo supplementari. Si va dunque ai rigori. Da dischetto la maggiore precisione premia l'Aquila Montevarchi, che alla fine alza così al cielo la coppa del 20° Memorial Roberto Lorentini.